La prima partita del 2024 non poteva che essere un sottile filo conduttore che riporta allo scontro d'apertura d'inizio torneo, quando il Fiorenzuola si impose 4-0 sui giallazzurri. Adesso però è tutta un'altra musica. Amici e appassionati del calcio under di Lega Pro, buon pomeriggio da Matteo Vigliotti. Paolo Ghigioni, eccoci. Benvenuti al centro sportivo Bricchi per la 14ª giornata del campionato Primavera 3, Girone A. Benvenuti a Fiorenzuola, Carrarese. Tante assenze da una parte e dall'altra, Fiorenzuola si schiera con un 4-3-3, Postiglioni il capitano al centro della mediana, con Cari, Gianluca, supportato da Facchini e Binelli. Sì, importante, assenti De Buono e Anicai, che sono la coppia centrale, oggi sostituita da Borrelli e Iasoni. Per quanto riguarda invece la Carrarese di mister Nicola Pozzi, 4-2-3-1 con il capitano Sansaro in maglia numero 10, lo potete vedere, e Opola. Sì, con anche qui due assenze, però l'attaccanti, Pinna e Rosai, attenzione perché qui c'è il numero 4 che è un 2007 amato, da tenere d'occhio durante la partita perché è tanta roba. Tutto pronto, si comincia e quindi arriva il fischio d'inizio del direttore di gara. Buon 2024 Paolo e buon Fiorenzuola Carrarese. E quindi adesso attacca la Carrarese con questo pallone filtrante. Sansaro, buona occasione, mette in mezzo per Opola. Non ci crede probabilmente neanche lui, l'ha sbagliato. Sventagliata di Amato per Sansaro, che controlla un buon pallone, la cede ancora al numero 4, supera la pressione di Concari e adesso chance per Opola. Si era aperta la strada, ne ha un'altra di occasione e questa volta non sbaglia, si riscatta Malik Opola, 1-0. Non benissimo qui Grisendi, non sapeva da che parte andare il portiere Fiorenzuola, alla fine ha battezzato un palo, però uno contro uno si fa quel che si può, portiere del 2006 beffato. Petrolini dà un'occhiata in mezzo, alla fine si rifugia dalle parti di Binelli, anche lui cerca di calibrare il cross, non ha lo spazio, la sua conclusione viene murata, comunque il Fiorenzuola rimane in avanti. Pirola, ancora Binelli, ecco che arriva il traversone ed è perfetto l'inserimento di Facchini. 1-1, l'abbiamo detto prima, si è visto poco, quando colpisce però, eccolo qua. Sì, buona anche la proiezione offensiva di Pirola, che ha sradicato un buon pallone, poi la pennellata di Binelli per il gol dell'11, insomma, giocatore da tenere d'occhio per le caratteristiche di incursore. Carrarese che è ancora in avanti, ovviamente aver subito gol in questa situazione di controllo del gioco fa sempre male, ma il Fiorenzuola ne esce alla grande con Binelli lanciato sulla corsia di sinistra, va all'uno contro uno con Centi, entra in area di rigore, arriva ancora Facchini che sfiora la doppietta, poi ci pensa Ramponi, la ribaltata il Fiorenzuola nell'arco di 2 minuti. Inizia in questo momento la seconda frazione di gioco, Fiorenzuola che parte dal 2-1. Riparte ancora il capitano Sansaro che cerca una linea in verticale, chiusa, anticipata e quindi una serie di batti e ribatti. Alla fine è Bologna a gestire questo pallone, Borrelli si gira, scivola e lascia campo per Amato che entra in area di rigore e Grisendi ci mette un'altra ennesima pezza. Beh sì, dopo il buon intervento del primo tempo, però ti avevo detto che avrebbero giocato più a sinistra, qui si è buttato dentro il numero 4, abbiamo detto 2007 fosse più interessante, è stato veramente superlativo il portiere 2006 del Fiorenzuola, riuscire distinto con il piede sinistro a chiudere lo specchio della porta. Amato proprio dalla bandierina, abbiamo detto che i calci piazzati sono tutti suoi, cerca le torri, magari Cappelli, invece il colpo di testa di Opola e Grisendi, ancora una volta strepitoso. Sta diventando l'MV player, il portiere. Io avrei qualche dubbio su altri giocatori in movimento, ma sta veramente cambiando l'inerzia del match. Binelli che ci riproverà, siamo molto più vicini, non è dunque un replay. Attenzione al sole, ma attenzione al sole per Calò, che è un disturbo importante, il portiere della Carrarese. Tutto suo questo calcio di punizione e lo batte magnificamente Diego Binelli. Dopo l'assist arriva anche il gol, 3-1. Sponda e carambola, alla fine Bernabé punta la porta e calcia, trova solo un'opposizione e quindi arriva il rilancio di Tosi.
ma anche il triplice fischio. Non c'è più tempo per altre emozioni. Fiorenzuola batte Carrarese 3-1. 14 punti sono tanti, adesso si comincia a intravedere più la vetta o comunque la metà della classifica rispetto al baratro della retrocessione. Carrarese che rimane 8, freddata nel momento migliore con quell'1-2 del primo tempo che ne ha contraddistinto poi probabilmente anche con strascichi il secondo tempo.